amici Cerano, complimenti, un buon primo tempo, state vincendo, state tenendo anche sotto il punto di vista fisico. Cosa vi serve in questo secondo tempo per chiuderla? Dobbiamo cercare di essere molto più compatti, perché loro giustamente sono più veloci, sono più giovani di noi. Io penso che questa sera, se ci mettiamo con impegno e ognuno di noi si marca il proprio uomo, penso che ce la possiamo fare. Bocca al lupo a tutti. Bocca al lupo. Ecco, ciao. Buonasera, siamo qui nel post partita che ha visto affrontarsi Venezuela contro Perù, quarto di finale di Coppa America. La partita è finita 2-1 per il Perù. Abbiamo qui due migliori in campo, Pisani, eccole là. Andiamo dalla squadra che purtroppo è uscita sconfitta, Colella. Penso una buona prestazione più nel secondo tempo, primo tempo un po' così e così da parte vostra, poi avete dato tutto quello che c'era da dare per cercare di pareggiare e andare a rigore, però non ci siete riusciti. Abbiamo giocato male entrambi i tempi, sì, il secondo un pochino meglio, ma comunque male. E vabbè, gli avversari erano bravi, il portiere è un fenomeno, va bene così, non fa niente. Una dedica speciale per questa tua prestazione? No, nessuno. Ah, Lombardi, perché senza di lui siamo più forti e con lui perdavamo 80-0, quindi a Lombardi. Ciao. Complimenti ragazzi. Ciao. Pisani, complimenti per questa doppietta questa sera. Questa sera ho fatto reparto da solo. Lì davanti è stata dura. Sì, perché queste erano giovani. Però tu hai combattuto fino alla fine. Questa sera ve la siete meritata e ve la siete portata a casa giustamente? Sì, sì, abbiamo giocato bene perché ci siamo coperti completamente indietro, appunto io giocavo solo io avanti, e giocavamo io e Arca la lanciava, cercava di stare. Poi lui ha fatto il portirone, diciamo, ha parlato quello che c'era. Come il suo solito, insomma. Sì, sì, vabbè, ormai è usuale. Una dedica speciale per questi due gol? Ovviamente per questa semifinale conquistata. Sì, certo. No, la dedica, oggi sono stato fuori e mi hanno portato nei boschi, nelle cose di Torino. Sì. Quindi vabbè, evidentemente fanno bene queste cose qua, certo. Uscire fuori dalla città, e una dedica a loro, diciamo. Ciao. Complimenti. Grazie. E bocca al lupo per proseguire. Grazie. Ciao ragazzi.